Il Partito Democratico al photo finish trova la quadra sul candidato alla presidenza della provincia di Teramo. Sarà Giuseppe D'Alonso, sindaco di Crognaleto, a rappresentare il centrosinistra unito alle elezioni di fine mese. Il centrodestra invece conferma come proprio candidato Diego Di Bonaventura, sindaco di Notaresco. Abbiamo individuato la persona del sindaco di Crognaleto Giuseppe D'Alonso dopo un dibattito che c'è stato, un dialogo che c'è stato all'interno del Partito Democratico, e abbiamo trovato la convergenza sulla figura del sindaco Giuseppe D'Alonso, che riteniamo sia la figura che meglio possa proseguire il lavoro intrapreso già dall'amministrazione di Sabatino nel solco della continuità su quello che c'è da fare ancora. Intanto in provincia, nella sede di Via Milli, è stato già allestito l'ufficio elettorale e i due sfidanti alla poltrona di presidente cominciano a prendere confidenza con i luoghi istituzionali e parlano già di programmi. Prendo atto che è una responsabilità grande, perché andiamo a gestire un contesto molto grande, 47 comuni, insomma, in un momento particolare dove vengono meno le risorse, dove insomma c'è questa attività del sisma che ancora non riusciamo a sbloccare. Sarà uno degli argomenti che insomma il presidente futuro, se sarà Giuseppe D'Alonso, porterà nella sua discussione quotidiana e nei tavoli diciamo operativi del sisma stesso. La responsabilità da un lato è tanta, ma dall'altro lato mi anima a fare ancora di più. Io sono, come devo dire, un combattente sul territorio. Forse la mia deformazione da vigile del fuoco mi porta ad affrontare le emergenze. Se questa dovesse essere un'emergenza, Giuseppe D'Alonso cessa, come risolverla? Uno degli obiettivi più importanti, e qui lo chiedo se dovessi essere eletto, è quello di rideterminare una posizione non da frazione sulla regione Abruzzo, perché secondo me è innegabile che per svariati motivi la provincia di Teramo è diventata la frazione della regione Abruzzo. Adesso non è che dobbiamo dire, perché da tempo che è noto queste alchimie da potentati regionali. Io parlo che sull'Aquila siamo in downgrade, su Pescara siamo in downgrade. Basta leggere i giornali, voi vedete sui giornali, si parla di Pescara, città metropolitana, l'Aquila oramai è strutturata fra poco anche a prenderci i nostri cimiteri, nel senso, ecco, io quello che chiedo a tutte le parti, infatti se dovessi essere eletto unirei proprio le parti sociali, la Chiesa con Sua Eccellenza il Vescovo, per dire alla Regione Abruzzo che noi ci siamo.